Sappiamo che è stata appena introdotta la famosa raccolta porta a porta, che fino ad oggi ha creato un grande disagio ai cittadini ed è forse una cuccagna per topi e cani randagi. I social riportano continuamente delle foto di cassonetti chiusi, pieni di sacchetti e pieni di immondizie sparpagliate per strada, e credo che questo l'abbiamo visto tutti. Ricordo a voi attenti ascoltatori che in compenso l'inceneritore brucia 240.000 tonnellate di rifiuti, ben oltre quelle che sono le necessità della nostra città. Quindi, da un lato, questo tipo di raccolta ancora non porta alcun vantaggio alla collettività modenese, che comunque si respira i miasmi del fattume prodotto altrove, ma trova le sue strade piene di rifiuti abbandonati, con prevedibili difficili situazioni nei prossimi mesi quando ci sarà più caldo. Ricordo ancora che il bilancio del Comune riporta un costo per la raccolta dei rifiuti di 34 milioni, contro una TARI di 39, quindi il Comune guadagna 5 milioni dalla raccolta dei rifiuti. A luce di tutto questo, quindi, credo importante, e sto concludendo, rimarcare come ruolo di consigliere di amministrazione, in particolare di vicepresidente di ERA, possa e debba riportare in azienda quelle istanze dal basso, che spesso vengono liquidate come semplici fastidi, nella consapevolezza che il ruolo pubblico rivestito dal Comune si rivolge al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Era ovviamente, è nel mirino dei giornali, della comunicazione, della gente, anche questo lo comprendo perfettamente. Era attesa questa reazione, queste difficoltà che stanno venendo fuori in parte si immaginavano naturalmente. Ricordo solo, per avere tutti i punti di partenza uguali, che era questa attività, non se l'è inventata, era, ha partecipato a una gara bandita da Atersi nel 2019, mi pare, una gara che conteneva in termini di disciplinare tutti i comportamenti che adesso stiamo vedendo. Quindi non c'è nulla nelle cose, nelle modalità, non c'è nulla che sia stato liberamente scelto da ERA. Il servizio non è stato oggetto di una proposta di ERA, era diciamo, i chilometri, il numero di raccolte durante la settimana erano tutti contenuti nel disciplinare di gara. Quindi è chiaro che chi gestisce il servizio ha delle responsabilità, su questo non c'è dubbio, ma ricordiamoci che questa modalità di esecuzione del servizio non è stata una scelta di ERA.